Ciao, qui Simo. Visto che il nostro progetto su Patreon riguarda la crescita su YouTube, oggi vi mando una cosa che ci aiuterà in quello. In questa busta troverete un mazzo di carte particolare, si chiama Fabula, e serve a raccontare meglio una storia, guidandoci nei vari passaggi dello storytelling. Ma per capire cosa c'entra col nostro progetto ne parleremo meglio in video call venerdì alle 14. Certo che Simo, ci potevi dare anche qualche informazione in più, eh? Ciao ragazzi, come state? Bene. Ciao, bene. Tutto bene. Eccoci qua. Ciao, tutto ok? Buonissimo. Allora, io devo dirvi una cosa riguardo a quello che vi ho mandato, e cioè che queste carte in realtà sono anche la prima collaborazione aziendale che andremo a fare tutti insieme. Wow, figatissima, grande. Ci hanno visti e ci hanno scelti. L'idea è andare a fare dei video e delle cose dove andiamo a spiegare bene che cosa sono queste carte. Scusate raga, tutto subito. Dei video uno a testa, cioè singolarmente? Sì, l'idea è che ognuno tira fuori magari qualche idea e hai dei dubbi su questa cosa? No, allora, in realtà è tutto positivo, sono tutti contenti, tutto molto bello. La mia perplessità è semplicemente questa. Se dobbiamo fare un video a testa, non vorrei che magari il video tuo, Simo, che ovviamente più esperienza, più dinestichezza, eccetera, viene più bello, piace di più all'azienda, il video che faccio io, che ovviamente non ho particolare esperienza alle spalle, viene magari un po' peggio, cioè... Mi accodo a Marco. Perché sulla non ho particolare esperienza, io ho esperienza nulla. Allora, guardate, visto che un pochino questo progetto nasce proprio per crescere, aiutarci un po' tutti insieme, vi propongo questo. Ci vediamo direttamente a Milano, così facciamo un unico video, però tutti insieme, e ci aiutiamo su eventuali dubbi o paure. Che ne dite? Dico così. Bello. Meglio? Ho detto Milano perché casualmente ci vivo io, però... diciamo che può essere un buon ritrovo. Vengo dalla Puglia, io ci vengo. ok. Dai, va bene, allora dopo ci aggiorniamo nella nostra chat per un po' i dettagli, capiamo meglio il giorno, ok? Ottimo, okay. Ragazzi, allora confermo Grande. La collaborazione e ci sentiamo e ci vediamo presto. Top, perfetto. Grazie. Ciao. 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 La Lombardia sarà in zona rossa, stabilendo una nuova ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza. Non è possibile, devo avvisare gli altri. Ciao ragazzi, come state? Ciao, tutto bene? Ciao a tutti. Avete sentito, no? Ragazzi, è dura adesso, cioè almeno per me che vengo dalla Puglia, io è troppo lunga. Io pure sono del Veneto e quindi non posso passare. Mando una mail, annulliamo tutto, lasciamo tutto in stand-by. Peccato perché era un po' la prima collaborazione, però possiamo annullare oppure avevo pensato a un'altra cosa. E cioè, se ognuno di noi facesse uno spezzone a casa sua e poi io monto tutte le parti insieme alla fine, praticamente funzionerebbe così. Ognuno pesca una carta e in base a quello che legge va a raccontare esattamente quel pezzo. Quindi, se ad esempio qualcuno pesca prologo, deve fare l'intro di una nostra storia. Prologo. Se qualcuno pesca crisi, deve raccontare una cosa che sembra che ci metta il bastone fra le ruote e così via. Crisi. Il lettore pensa, tutto è perduto. Dal lunedì 15 marzo la Lombardia sarà in zona rossa. Cioè, alla fine mi stai dicendo che potremmo fare una cosa tipo Pulp Fiction, dove alla fine capisci che è tutto collegato, cioè... Sì, praticamente ogni step di tutto questo video in realtà è collegato a una carta, cioè... Pazzesco. Chiamata all'azione. Ciao, qui Simo. Ansia della chiamata. Mi accodo a Marco. Perché sulla non ho particolare esperienza. Aspetta, ma qua stiamo registrando il video. Ma è stato troppo bravo Marco.